mano una sinfonia composta da Ludwig van Beethoven, che ha messo in musica l'inno alla gioia, scritta da Frederick van Schiller. L'inno simbolizza l'Unione Europea e rispecchia la visione idealistica di Schiller e di Beethoven sullo sviluppo di un legame di fratellanza tra gli uomini. Questo inno esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall'Europa. L'inno europeo non intende sostituire gli inni nazionali dei Paesi membri, ma piuttosto celebrare i valori che essi condividono. Il manifesto di Ventotene fu scritto nel 1941 dal Tiro Spinelli ed Ernesto Rossi, quando per motivi politici furono confinati presso l'isola di Ventotene perché oppositori al regime fascista. Fu poi pubblicato da Eugenio Colorni, il quale ne curò personalmente la prefazione. Questo documento verrà ricordato come il Manifesto di Ventotene e sarà di fondamentale importanza perché traccerà le linee guida per quelli che saranno i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ora vi illustreremo due brevi passi tratti dal Manifesto di Ventotene. Si è affermato l'uguale diritto a tutte le nazioni di organizzarsi in stati indipendenti. Ogni popolo, individuato nelle sue caratteristiche etniche, geografiche, linguistiche e storiche, deve trovare nell'organismo statale, creato per proprio conto e secondo la sua particolare concezione della vita politica, lo strumento per soddisfare nel mondo migliore i suoi bisogni, indipendentemente da ogni intervento estraneo. Un'Europa libera e unita è una premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questo periodo sarà riprendere in pieno il processo storico contro la disuguaglianza e i privilegi sociali. Guardate ragazzi, la nostra bellissima Europa. Un continente così vasto e ricco di bei paesaggi, con tanta storia e cultura alle spalle, e dove i popoli coesistono, legati da quegli ideali di unità e fratellanza che gli Stati hanno raggiunto per dar vita agli Stati Uniti d'Europa. Eh già, la collaborazione economica avviata in Europa nel 1951, col tempo si è estesa fino a contare 27 paesi. Se si esclude il Regno Unito, che è uscito dall'Unione Europea il 31 gennaio 2020. E del 7 febbraio 1992, il famoso Trattato di Maastricht, che sancisce la nascita di un'unione anche politica. Per svolgere al meglio i propri compiti, l'Unione Europea ha creato degli organismi, quali il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia e la Banca Centrale Europea, affinché ogni specifica istituzione possa svolgere i propri compiti in un determinato settore, entro diverse città, Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. La novità dell'Unione Europea consiste nel fatto che tutti i Paesi membri che man mano si sono aggiunti non si limitano solo alla cooperazione economica, favorita dall'adozione di una moneta unica, l'euro, ma aspirano a dar vita a uno spazio unitario, trasformando i 500 milioni di abitanti degli Stati membri in cittadini europei dotati di diritti e doveri. A tal proposito, nel 2000, un importante risultato è stata l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è un documento solenne che sancisce l'idea del rispetto dei diritti umani, della solidarietà sociale, della libertà di impresa, della salvaguardia dell'ambiente e infine della tutela delle diversità culturali, linguistiche e religiose. La Carta ci ricorda che l'Unione Europea è una casa comune, fondata sui valori della libertà e della democrazia, e che i diritti sono un bene riconosciuto per tutti, senza alcun tipo di distinzioni. I 54 articoli sono suddivisi in 6 capi, i cui titoli enunciano i seguenti valori fondamentali: libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, dignità e cittadinanza. In tutti i 6 capi troviamo un filo che li congiunge: l'enunciazione del benessere dell'uomo senza discriminazioni o senza giudizi.
Dunque ragazzi, riepiloghiamo. La condivisione di valori, diritti, principi e doveri dovrebbe contribuire ad accomunare tutti i cittadini europei in un sentimento di fratellanza e a promuovere le riflessioni sul concetto di identità europea. E, come insegna la storia, le logiche escluenti e conflittuali portano a guerre e crisi, e di questo ne conserviamo una tragica memoria. Aggiungerei a questo punto che oggi più che mai il multiculturalismo è considerato parte integrante della nostra identità. La coesistenza di più culture, lingue e tradizioni caratterizza l'Europa da sempre e da sempre ne ha arricchito la sua storia. Abbiamo per questo un'unica bandiera nella quale tutti ci riconosciamo. La bandiera costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu, in cui le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa, mentre 12 è considerato simbolo di completezza. Alcuni versi potranno aiutarci meglio a riflettere sull'importanza e il significato dei valori europei. Il cittadino europeo. L'Europa è un grande continente con gente da ogni paese proveniente. L'Europa ha sei valori fondamentali, pochi buoni ed essenziali. Il rispetto della dignità, che a tutti bene fa, garantisce la libertà per una maggiore fraternità. Assicura l'uguaglianza con fermezza e costanza. Difende la democrazia con forza e maestria. La tutela dello Stato di diritto per tutti è previsto. Un cittadino europeo sarai se tutto questo rispetterai. Bambini europei saremo le sentinelle dell'Unione Europea per difendere e affermare i valori fondamentali di dignità, libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà. Visita l'Europa era un sogno di pochi, è stata una speranza per molti, oggi è una necessità per tutti.